Il Bastia non dovrà più preoccuparsi di cosa fare la domenica in attesa dell'inizio del campionato, sì perché i biancorossi staccano il passo per proseguire il loro percorso in Coppa grazie alle bellissime reti di Tascini prima e Colombi poi. Bonura può star tranquillo non solamente per aver trovato un'occupazione ai suoi ragazzi, ma anche perché il Bastia sembra esprimersi con una buona sicurezza in campo, mettendo in mostra ottime trame di gioco e saltando le dosi dei suoi gioiellini, come Belli e i sopracitati Tascini e Colombi. Per la prima partita ufficiale della stagione il tecnico Bonura opta per un 4-3-3 che prevede rilacci tra i pali, Piergentili, Curti, Marani e Bococo in difesa, Colombi in cabina di regia, assistito da De Iulis e Trinchese, e con Belli, Tascini e Rosignoli a comporre il tridente d'attacco. Senza gli infortunati Muzzani, Boldini e Burra e con il capitan Fiorucci a mezzo servizio, il Bastia parte al piccolo trotto cercando di costruire ordinatamente il gioco. Al 18° i biancorossi perdono anche Curti per un problema muscolare, sostituito da Fiorucci inizialmente tenuto a riposo. Il Monte Giorgio resta ad aspettare, chiudendo tutti gli spazi. Al Bastia non rimane allora che provarci da lontano. Al 21° Belli si incarica dell'incombenza con un destro che non centra lo specchio della porta. Locali ancora pericolosi 7 minuti dopo con una combinazione tra Tascini e Rosignoli che manda al tiro quest'ultimo, ottenendo però solo un calcio d'angolo. È solo il preludio del gol perché 2 minuti dopo Rosignoli restituisce il favore a Tascini che si fa trovare pronto con una girata d'applausi sorprendendo tutti e portando in vantaggio il Bastia. A perfetti non riesce altro che raccogliere il pallone in fondo al sacco. A questo punto i marchigiani non possono più accontentarsi del compitino e provano a mettere fuori il naso al 41° con l'incornata di Scipioni che salta le doti di Rillacci che in volo devia in calcio d'angolo. Dopo 2 minuti di recupero il primo tempo va in archivio con il Bastia in avanti per 1-0. All'inizio ripresa Paci sostituisce Polini e Ferranti per Frezzi e Tirabassi, senza però ritoccare lo schema di gioco. Il Monte Giorgio allora torna subito pericoloso con Sbarbati che riesce ad intrufolarsi in area di rigore Bastiola, ma trova Lillacci pronto a chiudergli lo specchio al momento della conclusione. Il Bastia sembra abbassare i giri del motore e i marchigiani prendono il controllo del centrocampo, senza tuttavia rendersi eccessivamente pericolosi. Al 33° per esempio Ghiani disegna una serpentina in area di rigore, per poi però concludere al lato della porta avversaria. Passano 7 minuti e gli ospiti si rivedono dalle parti di Lillacci con la bordata di Omiccioli respinta dal portiere sui piedi di Ciamerla, che però non sfrutta a dovere l'occasione. La pressione dei rossoblù inizia a farsi sentire in maniera fastidiosa con il tiro del puntero Sbarbati, che però da dentro l'area non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Il Bastia comunque non ha problemi nel resistere all'assedio finale degli avversari e in pieno recupero trova addirittura il raddoppio. Al 48° infatti Colombi, dalla sua posizione preferita, non esita ad ammettere la sentenza definitiva sul preliminare di Coppa. Bastia batte Monte Giorgio 2-0. Per quanto riguarda gli infortuni, certo, mi dispiace per Curti, speriamo non sia nulla di grave, chiaramente un piccolo stiramento sarà. Poi c'avevamo Boldini fuori, ma è Manu che è stato fermo e rientrato a disposizione all'ultimo, ecco. Però ripeto, al di là di quello, primo tempo bene, bene. Invece secondo tempo purtroppo non so se stanchezza, paura o c'è stato anche l'avversario, non so. Però sicuramente dobbiamo gestire molto meglio la palla, cercare di proporre più gioco dal basso, invece abbiamo continuato a buttarla via, e cosa che non mi piace. Ripeto, non so se è un problema di fisico, di paura o anche l'avversario, però... Siccome è successo da subito nel secondo tempo, quindi sicuramente non penso che sia un problema fisico, secondo me è più un problema di testa e chiaramente bisogna lavorare su questo aspetto. Ecco. Però il risultato chiaro fa piacere, ci dà stimolo perché vincere va sempre bene. E niente, da martedì prepareremo la partita, adesso non so se con la Trestina o il Cannaro, non so il risultato, e con quelli che in questo momento abbiamo. Ecco. Passivo pesante perché... Noi non siamo partiti bene il primo tempo, ma alla fine il pallino del gioco lo abbiamo avuto noi. Loro nella unica occasione che hanno avuto il primo tempo hanno fatto gol. E devo dire che noi il primo tempo abbiamo prodotto veramente poco. Poi al rientro degli spogliatoi la mia squadra ha prodotto almeno 5 palle gol e non sono state concretizzate. E al 94° da una punizione al limite abbiamo preso un bel gol sotto l'incrocio. Ma la partita... sarebbe secondo me andata sui binari diversi se una di quelle occasioni fosse andata dentro. Così non è andata, va bene lo stesso, nel senso che ai ragazzi quando vedo una reazione del genere non posso dire niente. La squadra dal punto di vista dell'atteggiamento mentale c'è stata, perché c'è stata una reazione, quindi ad una prestazione normale e quindi l'atteggiamento va bene. Dobbiamo lavorare tanto perché di lavoro ce n'è tanto, siamo una squadra totalmente nuova, molto giovane. E quindi è questo il discorso, niente, tutto qua. Grazie.